importante. Mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per i tifosi anche che ci hanno aspettato e ci hanno incoraggiato prima della partita. Che devo dire, in questo momento non ci sta andando bene niente. Qualcuno ci sta mettendo del suo per metterci in difficoltà e noi dobbiamo essere sotto tutti gli aspetti sereni, anche se in questo momento non è facile, e provare a ripartire, perché la partita di oggi significava molto per noi. Non averla vinta ci mette ulteriormente in difficoltà. Dispiace per il presidente, che sappiamo bene quanto sia attaccato, ma soprattutto per l'ambiente, per il pubblico, per tutti, perché ci hanno sostenuto fino all'ultimo e non siamo stati in grado di vincere questa partita. Il mister è più dispiaciuto per il risultato o per l'arbitraggio? Guarda, il risultato fa malissimo, perché ci tenevamo tanto a vincere, eravamo un po' anche contratti all'inizio, preoccupati, non lucidi, però è chiaro che ultimamente siamo in una situazione che quando c'è uno spiffero diventa una tempesta, incredibile. Abbiamo gli episodi sotto gli occhi, altre realtà questo non succede. E anche sotto certi aspetti non so come mai noi abbiamo grande educazione e rispetto, perché veramente a volte ti viene la voglia di aggredirle, di lasciarti andare, però dobbiamo masticare amaro e comunque guardare a quello che sarà domani. Però cioè adesso effettivamente il livello è pieno, la valutazione è negativa. Cioè, ci prendiamo le responsabilità in un momento che la squadra aveva bisogno probabilmente di qualcos'altro. Allo stesso tempo tante situazioni non ci hanno aiutato a livello di infortuni, di un disastro a livello che sapete bene, per cui è chiaro, è un momento di grande negatività e io sono il responsabile, cosa devo dire? Davanti. Ma io se, no, per carità, sono le cose che ti... Il mio lavoro è questo, mi dispiace, ma cosa devo dire? Però allo stesso tempo non mi è mai successo, una situazione dove sono subentrato anche molto più questa è una situazione anche intermedia dove c'hanno dei problemi, però invece la cosa è precipitata ed è normale che l'allenatore è responsabile. Quindi lei si sente a rischio? Noi sempre ci sentiamo in discussione, anche quando le cose possono andare meglio di adesso. Però abbiamo la coscienza a posto, io ho ringraziato i ragazzi, i miei collaboratori che stiamo lavorando con grande professionalità, te lo posso garantire, purtroppo il calcio è fatto anche dei risultati. Senti, una battuta, un'ultima cosa, senza togliere niente alla prestazione globale della squadra, però si è avuto l'impressione che quando è arrivata l'ingiustizia, tra virgolette, la squadra abbia avuto una carica adrenalinica e abbia cominciato a giocare con più rabbia, prima sembrava ancora un po' contratta. Questo forse ha portato anche, diciamo così, poi al risultato definitivo, però insomma, ecco, una rabbia maggiore sin dall'inizio sarebbe possibile chiedere a questi ragazzi. Guarda, noi allora abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento sta molto meglio di noi e come mezzi tecnici forse superiore al Livorno, si è visto anche dal campo, hanno più qualità anche in certi reparti, anche venivano da 7 punti importanti e noi da 0 punti, per cui sapevamo che poteva essere una partita a doppio rischio, proprio perché sono quelle partite che sbagli, se appena sbagli sei castigato. Abbiamo avuto gli episodi importanti, però è chiaro, quando c'è stato l'intervento del portiere su Vantaggiato, che poteva starci benissimo in rigore per un danno procurato, anzi in quei casi te lo danno, abbiamo preso un gol incredibile, per cui la partita era ancora tutta da giocare, bastava un episodio, magari poteva essere quello che ha creato Borghi.